nostro intento è sempre quello di mantenere con l'istituzione regionale, ma direi con tutta la pubblica amministrazione in genere, un rapporto leale, serio, collaborativo, anche critico quando necessario, perché ovviamente critico in senso costruttivo, quindi ovviamente tutti noi nei rispettivi ruoli abbiamo un obiettivo, ritengo, comune, no? Quello di lavorare per il meglio del nostro territorio, della nostra comunità. Dal mio punto di vista è imprescindibile una collaborazione tra tutte le parti, non solo tra Confindustria e la Regione, ma insomma tutte, anche le organizzazioni altre datoriali, le organizzazioni sindacali. Insomma, per me è un aspetto qualificante dei tempi che dovremo avere nel prossimo futuro è ridefinire anche molto un senso di comunità. Io questo termine mi piace utilizzarlo perché? Perché nel rispetto, ripeto, dei ruoli, quindi ognuno ovviamente ha un compito, però è necessario che tutti ci ritroviamo su degli obiettivi concordati, comuni, e lavoriamo affinché questo accada, che gli obiettivi vengano raggiunti. Nei prossimi giorni in Consiglio regionale sarà discussa la nuova legge sul lavoro e sull'impresa, che è un primo esempio, diciamo, di una legge quadro, di un testo unico che riguarda l'impresa e il lavoro e che è stato costruito per la prima volta non con i soliti metodi né della concertazione o del confronto, ma c'è stata ab origine una condivisione delle parti. L'abbiamo scritta a 8 mani, parti datoriali, associazioni sindacali e Un istituzioni. documento partecipato. Una legge molto importante che contiene argomenti molto interessanti, ma che per la prima volta rappresenta anche un'inversione culturale. Cioè, noi dobbiamo, partendo dal principio che noi dobbiamo finanziare non più la disoccupazione, ma dobbiamo cominciare a finanziare l'occupazione, e l'occupazione c'è se c'è lo sviluppo delle imprese, perché senza lo sviluppo delle imprese non si fa occupazione. Io penso che al di là degli incrementi che ci sono, mi piace guardare al potenziale che questo territorio ancora ha da dimostrare, ecco. Perché sicuramente quanto di buono fatto ancora non è sufficiente per far sì che l'Umbria alzi la testa per come dovrebbe, no? E qua non è una questione di chi ha la responsabilità, di chi ha la colpa maggiore, insomma, tutti noi siamo parte di questo tavolo.